Ciao a tutti, oggi, guardate un po', iniziamo con la lettura di Favole al telefono, ve ne avevamo parlato già un po' di settimane fa e oggi iniziamo con la lettura, quindi da oggi fino al 30 leggeremo una favola al giorno per voi, e, insomma per tenervi compagnia e possiamo poi anche appunto commentare insieme Gianni Rodari, ovviamente grandissimo scrittore, quest'anno si è festeggiato anche il suo centenario e quindi abbiamo letto queste favole in classe, i bambini si sono anche divertiti a leggerle e perché no, quindi leggiamole anche tutti noi insieme. Ciao! Ciao a tutti, eccoci finalmente giunti al primo dei nostri appuntamenti con Rodari, maestro, scrittore, giornalista, il fabbricante di giocattoli. A lui piaceva definirsi così perché regalava ai bambini il potere delle parole. Cosa c'è di più forte, di più magico delle parole? Infatti Rodari era convinto che si potesse parlare di cose serie, di cose importanti, anche e soprattutto raccontando delle favole allegre. E quindi c'è un racconto della realtà e del mondo vero, per la prima volta al bambino, attraverso una strada fantastica per guardare sempre alla vita reale. E allora cominciamo le nostre letture con Il paese con l'esse davanti. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia e capitò nel paese con la esse davanti. Ma che razza di paese è? Domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. «Vede questo? È un temperino!» «Ah, tutto sbagliato! Invece è uno stemperino!» «Cioè, un temperino con la S davanti!» Serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino. E poi? E poi abbiamo lo staccapanni. Vorrà dire l'attaccapanni. Ah, l'attaccapanni serve a poco se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente. C'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno. Quello per uomo e quello per signora, così si risparmiano tanti soldi. Una vera bellezza! E poi? E poi abbiamo la macchina sfotografica, che invece di fare le fotografie fa le caricature! Così si ride! E poi abbiamo lo scannone! Oh, che paura! A tutt'altro! Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo. Per adoperarlo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba. Spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese con l'esse davanti. Beh, voi cosa ne pensate? Che dite, Rodari riesce ad arrivare ai bambini, ma anche a tutti, attraverso delle favole allegre che però hanno dentro un riferimento davvero alla vita reale e che la propongono, e la propongono al bambino attraverso delle immagini che arrivano dritte al cuore. Ciao a tutti, oggi vi leggerò A comprare la città di Stoccolma. Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto e i più bravi di loro a vendere non si sa dove andarli a trovare. Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte Bianco,
l'Oceano Indiano, i mari della Luna e aveva una magnifica parlantina. E dopo un'ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma. La comprò un barbiere in cambio di un taglio di capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due specchi il certificato che diceva «proprietario della città di Stoccolma» e lo mostrava orgoglioso a tutti i clienti rispondendo a tutte le loro domande. «È una città della Svezia, anzi è la capitale, ha quasi 1 milione di abitanti e naturalmente sono tutti miei. C'è anche il mare, si capisce, ma non so chi sia il proprietario». Il barbiere, un poco alla volta, mise da parte i soldi e l'anno scorso andò in Svezia a visitare la sua proprietà. La città di Stoccolma gli parve meravigliosa e gli svedesi gentilissimi. Loro non capivano una parola di quello che diceva lui e lui non capiva una mezza parola di quello che gli rispondevano. «Sono il padrone della città, lo sapete o no? Ve l'hanno fatto il comunicato?» Gli svedesi sorridevano e dicevano di sì, perché non capivano, ma erano gentili e il barbiere si fregava le mani tutto contento. «È una città simile per un taglio di capelli e una frizione? L'ho proprio pagata a buon mercato». E invece si sbagliava e l'aveva pagata troppo, perché ogni bambino che viene in questo mondo, il mondo intero è suo e non deve pagarlo neanche un soldo, deve soltanto rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderlo. Ciao a tutti! Bentornati al terzo appuntamento con Gianni Rodari. Oggi ho pensato di leggere insieme Il giovane gambero. Un giovane gambero pensò: perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane. E mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò a esercitarsi di nascosto tra i sassi del ruscello natio. E i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: «State a vedere!» E fece una magnifica corsetta in avanti. «Figlio mio!» scoppiò a piangere la madre. «Ma ti ha dato di volta il cervello? Torna in te! Cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato! Cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene!» I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo e poi disse: «Basta così! Se vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande. Vattene e non tornare mai più!» Il bravo gamberetto voleva bene i suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi. Abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comare si erano radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea. «Il mondo va a rovescio», disse una rana. «Guardate quel gambero e datemi torto se potete!» «Ah, non c'è più rispetto», disse un'altra rana. «Oibò, oibò», disse una terza. Ma il gamberetto proseguì dritto. È proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall'espressione malinconica, che se ne stava tutto solo accanto a un sasso. «Buongiorno», disse il giovane gambero. Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: «Cosa credi di fare?» «Anch'io, quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco cosa ci ho guadagnato. Vivo tutto solo e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Finché sei in tempo, da retta a me. Rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio».
Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere. Così stette zitto, ma dentro di sé pensava: ho ragione io. E salutato gentilmente il vecchio, riprese fieramente il suo cammino. Andrà lontano, farà fortuna, raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli di tutto cuore buon viaggio. Ciao a tutti, eccoci arrivati all'ultimo appuntamento delle nostre letture di favole al telefono di Gianni Rodari. Oggi vi leggerò quindi l'ultima lettura che ho scelto, Il semaforo blu, e dopo insomma ci farete sapere se vi è piaciuto ascoltarle. Una volta il semaforo che sta a Milano in Piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci ad un tratto si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Milano non si era mai visto. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: «Lei non sa chi sono io!». Gli spiritosi lanciavano frizzi: «Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farci una villetta in campagna!». Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai giardini. Col giallo, sapete che ci fanno? Allungano l'olio d'oliva. Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile invece cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente. Prima di spegnersi però, il semaforo blu fece in tempo a pensare: poveretti, avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare, ma forse gli è mancato il coraggio. Allora, speriamo che vi siano piaciute le letture e, insomma, come vedete sono delle favole, quindi alla fine lasciano sempre comunque una riflessione o un insegnamento e noi le abbiamo trovate davvero stupende e quindi abbiamo deciso di condividerle con voi. Ciao a tutti!